Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Prima di parlarvi delle mie opinioni su Call of Duty Advanced Warfare, che è stato presentato ovviamente al Gamescom di Colonia, vi volevo avvisare che sarò assente da questo video, cioè quindi che pubblicherò probabilmente mercoledì o giovedì, fino a mercoledì prossimo. Quindi ragazzi, avete una settimana di tempo per riposarvi, per non vedere la mia faccia su YouTube. Cercate di staccare anche voi un pochino dalla Xbox, dalla PlayStation, quello che è. Così vi riposate, magari ve ne andate al mare, prendete un po' di sole. Vedete ragazzi che mi sono bruciacchiato anch'io al mare in questi giorni. E ragazzi, quando andrò in campeggio sarà anche peggio, fidatevi. Quindi io vi auguro buon Ferragosto, divertitevi e rilassatevi come vi ho già detto. E partiamo subito con le mie opinioni riguardo al nuovo Call of Duty Advanced Warfare. Partiamo dal primo punto, che è il tema ovviamente futuristico che offre Advanced Warfare. E questa è un'impronta giustissima che doveva compiere ovviamente l'Activision, in questo caso la Sledgehammer Games, quello che è, perché nei vecchi Call of Duty ovviamente stavano comparendo troppe specialità che erano al di fuori della norma. Su Call of Duty Ghost ad esempio, ragazzi, si è esagerato con queste specialità, togliendo ad esempio vari equipaggiamenti come la granata, come vi ho detto la stordente e l'arma secondaria. Si poteva aumentare il proprio budget, il proprio slot di abilità e migliorare magari in precisione, in salute e altre cazzate varie. Quindi ragazzi, questa cosa dell'impronta futuristica secondo me almeno diciamo renderà più realistico il tutto, il complesso di Call of Duty Advanced Warfare. Il secondo punto, ragazzi, parliamo delle abilità. Gli spunti secondo me sono stati presi anche da Crysis, ma da Titanfall non direi, raga, perché se ci pensate Titanfall è il progetto, comunque sia il gioco progettato da vecchi sviluppatori di Call of Duty. Quindi questi vecchi sviluppatori magari conoscevano già le procedure dell'azienda di Activision nel futuro con un possibile Advanced Warfare, magari lo conoscevano già e sapevano cosa ne sarebbe uscito e hanno preso spunto anche da questo per progettare Titanfall. Crysis, vabbè, ragazzi, cosa possiamo dire di Crysis? Che riguardo, che è collegato ad Advanced Warfare, magari c'è l'invisibilità, i saltoni giganti e i super salti, come si suol dire, e poi ovviamente anche la super forza. Poi ragazzi, non parliamo delle armi, perché sappiamo che la Call of Duty, comunque sia l'Activision, offre sempre parco di armi ampissimo, quindi questa cosa mi piace tanto e soprattutto sono rimasto un pochettino, diciamo, stupito dalle armi laser che sono state presentate, perché ragazzi, io non adoro queste cose qui, sono molto alla Halo, molto di questo genere. Però se sono equilibrate, ragazzi, si possono accettare, a me va benissimo, l'importante è che ci sia sempre un equilibrio nel gioco. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è stata la vita un pochettino allungata in confronto a quella di Ghost. Non so se vi ricordate nel vecchio Call of Duty, anzi nel Call of Duty che giochiamo tuttora, ovviamente aspettando novembre, come sappiamo si moriva in due colpi e soprattutto giovavano molto le connessioni a seconda di se avevate tipo la 20 mega di una DSL 20 mega, una fibra ottica 30 mega, 100 mega, cambiava completamente il gioco, cambiava la faccia del gioco di Call of Duty. Quindi io mi auguro che ovviamente ci voglia tipo non un caricatore, ma almeno 7-8 colpi per ammazzare un avversario. O ad esempio anche il fatto di sparare 3-4 colpi, 2-3 colpi se lo shottate, ad esempio fate headshot. Parliamo anche della maxi personalizzazione dei personaggi, dei combattenti. Cioè è possibile cambiare tutto, come avete potuto vedere nella personalizzazione di Call of Duty Advanced Warfare. E questa cosa anche, diciamo che non è principale, però è un ottimo passo anche per, diciamo, rendersi unici nel panorama mondiale di Call of Duty. Magari poi troverete anche gente che avrà i vostri stessi gusti e troverete personaggi che combaciano perfettamente. Io rimango sempre scettico sui dubbi, che questo è un altro punto ovviamente, sui dubbi della connessione, perché ovviamente quello che abbiamo visto a Gamescom di Colonia è stata una prova di multiplayer su dei server locali. E ovviamente i server locali, ragazzi, sono server locali, vuol dire che non c'è ritardo di connessione. Ma parlando di un evento che poi ovviamente sarà il 3-4 novembre, quello che è, non mi ricordo, del multiplayer, come noi che siamo in Italia che giriamo a 10 mega, gli americani che girano quasi a 1 gigabit, che ci spaccano il culo, nell'Europa ragazzi girano già in fibra ottica e anche quelli sono abbastanza cazzuti. Io ragazzi vorrei mi dovrò preoccupare della connessione. Mi auguro che la fibra ottica arrivi, come vi ho già detto, perché in questo caso io penso che non so se ci saranno i server dedicati, però
un punto interrogativo ce lo dobbiamo mettere. Dobbiamo preoccuparci di questo. Dobbiamo andare avanti con le connessioni, perché la 20 mega fa veramente schifo. Fa veramente schifo di non per navigare in internet eccetera, ma per giocare. Ragazzi, veramente una vergogna. Io mi auguro che ci sia per entro il 2014 un'innovazione, non un'innovazione ragazzi, un miglioramento da passaggio a DSL a passaggio alla fibra ottica. Quindi questo sarà un punto fondamentale e anche critico nel nuovo Call of Duty o comunque sia in qualsiasi altro titolo. Un altro rumors che c'è stato è stata la possibilità di trovare zombie, la modalità zombie in questo Advanced Warfare. Perché? Perché come avete potuto vedere nel joystick, comunque sia nel bundle, che anche questo è un altro punto, però lo trattiamo insieme, avete visto il bundle, vi posto ovviamente la foto, c'è il controller e la console con tutte le orografie di Call of Duty Advanced Warfare. E sul joystick viene rappresentato un simboletto che, se non so se vi ricordate, su Black Ops 1, Black Ops 2, sulla varia modalità zombie, indica i vari livelli del primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto fino al decimo. E quindi magari quello è un rumors che potrebbe essere affidabile, non lo so. Io ho visto alcuni video, ho visto anche le foto del controller, però ovviamente per i fan di zombie mi auguro che ci sia, giustamente. La console, ragazzi, non ne parliamo, è veramente una figata. In più c'è l'hard disk da 1 TB e questo può essere veramente utile, perché come sapete a chi non piace avere i giochi materiali in CD, molti lo scaricano direttamente anche per le varie offerte che vengono date sul Xbox Live. Quindi 1 TB di hard disk è veramente un'ottima cosa. Poi ovviamente lo spenderete con un altro hard disk da 1 TB, 2 TB, quello che volete. La sostanza, come sapete, non cambia. L'unica pecca che ho trovato in Call of Duty è stata Call of Duty Ghost per la vita. Mentre tutti i Call of Duty sapete che mi sono sempre piaciuti per la loro freneticità. Mi auguro che sia bello, mi auguro che sia divertente. Come ho sentito molti giudizi sia di youtubers italiani che sono andati lì, sia di youtubers americani, inglesi, europei, quello che è, dicono che il gioco sia bello. Io mi auguro che sia così. Mi auguro che la freneticità non cambi, che i giocatori capiscano un pochettino il senso del gioco stesso, non di starsene fermi come facevano molti su Ghost, che se ne stavano negli angoli a giocare da camper. Cazzo ragazzi, io non so cosa stia succedendo a Call of Duty. Il fatto non è che Call of Duty in sé che diventa brutto, ma sono le persone che ci giocano. Cazzo, fanno schifo, rovinano tutto. Io purtroppo sapete come gioco, mi muovo tantissimo e molte volte questa è una pecca mia, perché se mi muovo tantissimo e vi beccate un tipo che è fermo, vi ammazza e vi blocca la serie. Purtroppo io non so che dire, spero che su Advanced Warfare questo problema non ci sia, anche se ovviamente incrociamo le dita, tocchiamoci le palle e non sarà così. Ci saranno tipi di giocatori come me che gireranno per la mappa a esplorarla, a cercare nemici eccetera. Ci saranno nemici che se ne staranno cravati in un angolo, bloccati in un angolo, vi aspetteranno, uscirete, vi daranno un maxi pugno, un maxi bon a questo punto e vi faranno morire. Ragazzi, dobbiamo farci l'abitudine purtroppo. Purtroppo sappiamo che la mentalità che sta girando in quest'ultimo periodo, ci giocano i bimbi minchia a Call of Duty, ci sono i giocatori seri di Call of Duty, ci sono i bimbi minchia, quindi facciamocene una ragione. E per ultima cosa ragazzi, vi volevo trattare le mappe grandi che sono state viste nel vari gameplay offerti sia dai youtubers che da Call of Duty da Activision. Io ragazzi penso che queste mappe grandi possano starci, perché come avete potuto vedere con l'esoscheletro, con tutte sia il materiale che avete, le specialità eccetera, avete la possibilità di muovervi molto, molto agilmente nella mappa, quindi potrete magari andare in un punto A, in un punto B, in una frazione di tempo con degli scarti e anche, non lo so, in qualche modo comunque sia troverete magari molti avversari. E poi una cosa ragazzi, non ho capito quanti giocatori ci potranno essere in una partita, non ho capito se saranno 12 o di più, lo vedremo presto. Comunque sì, aspettiamo novembre per questo Call of Duty Advanced Warfare, che è attesissimo. Ogni Call of Duty è atteso, Call of Duty Ghost mi ha fatto cagare, Advanced Warfare penso che si potrà riscattare, me lo auguro ragazzi. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente lo avete apprezzato. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo, che è, ragazzi, adesso lo vediamo,
che sarà il 20. Bella raga.